Bamber, oggi vi ho portato a casa mia montagna. Ve faccio un classico estivo da portare a bar mare. I pomodori con riso. Ingredienti: pomodoro tondo da riso, mi raccomando, quello rosso. E riso. E che ci vuoi mettere? Spaghetti. E il parmigiano. Lo so che volete la firma mia, ma non si può. Oggi ci va il parmigiano. Basilico. Aglio. Cipolla rossa, carne macinata de manzo, manzo come me, rosmarino, patate, perché non possono mancare i pomodori con riso. Per prima cosa puliamo i pomodori, leviamo il cappello, adesso lo andiamo a intaccare e lo dobbiamo svuotare. Mi raccomando di non bucare il pomodoro. Aiutatevi con un cucchiaio e svuotatelo tutto. Una volta che l'avete svuotati, mi raccomando, non lo dovete buttare all'interno perché ci serve tutto. Adesso vogliamo la teglia, ovviamente un filo d'olio. Come le nonne vostre, perché loro l'olio ce lo mettevano. Tiè, te ce puoi specchiare. Nel frattempo mettiamo un po' di cipolla rossa dentro, rossa perché è più dolce. Basilico spezzato con le mani. Non vedevo sempre di perché se no si ossida. Non mi fate ripetere sempre le stesse cose. Non vi dimenticate un filo d'olio, e stavolta veramente un filo. E riso, un cucchiaio ogni pomodoro. Noi abbiamo fatto 3 pomodori, quindi 3 cucchiai. Non vi dimenticate il sale abbondante, perché il riso assorbe di più. Parmigiano. Non ci va? Non me ne frega niente, questa è la ricetta mia. Lo stesso vale per la carne macinata. Tu non ce la metti? E io sì. Io sono Tommy il cuoco, tu cucina come te pare. Mo, piano piano, mescolare tutto. Questa è la cucchiarella che mia nonna mi ci rincorreva. Bomber, sto momento è delicato. Non giochiamo più, fammi seri. Pomodoro. Li mettete a filo. E iniziamo a riempire. Mi raccomando, no fino sopra, perché dopo esce tutto di fuori. Mo passiamo alle patate. Anche qua un filino d'olio. Non ve lo ripeto più. Sale, rosmarino e aglio. A me ci piace tutto spezzettato. Ora prendete 2 cucchiai per mescolare tutto. E fateci un massaggio, fate sciogliere sto sale, che così si insaporiscono bene. Adesso mettiamoci dentro un pizzico di paprika, per cortesia. Senti, se stan cattivi pure Rolex. Adesso mettiamo le patate all'interno. Bomber, lo so che 2 amidi non si mischiano. Questo lo dite voi che miagolate e i chef stellati. Balla di ammi nonna, va. Che quella penseguo a voi che la cucchiarella, eh. Mo, na manfornà. 180 gradi per ora. Mo questi li abbiamo fatti freddà, perché a mare non se li puoi mangiare bollenti.
Sì, ho zozzato. E seppure voi non zozzate la tovaglia, non siete nessuno. Il Galateo insegna che i pomodori col riso vanno mangiati così. Ma ve devo insegnare tutto. Bomber, t'ho insegnato un'altra perla. So sempre il numero uno, ricordatelo. Belle abbrustolite come mi piacciono a me. Se vediamo la prossima ricetta, compà.